Stasera saremo a Madrid, capisci? Non scaldarti tanto. Sai, ho paura che a Madrid in questi momenti ci sia da divertirsi meno di quanto tu creda. Ma si può sapere che cosa avete tanto da discorrere voi due? Parliamo delle vacanze, signor capitano. Che ora partite? Alle 3:30. Ci vedremo alla stazione perché parto anch'io alla stessa ora. Bisognerà filar dritti anche sul treno. Intanto mettiti a posto il cinturone prima che lo veda il comandante del presidio. Thank you.
carattere di solennità a questa giornata. Io sono venuto soltanto per darvi un saluto e ricordarvi le parole di Carlo V. Se in combattimento vedi cadere il mio cavallo e la mia bandiera, rialza prima la bandiera e dopo me. Ragazzi, in ogni istante della vostra esistenza, ricordatevi sempre che prima di tutto c'è la bandiera che rappresenta la patria. Tenuto la promessa. Rimarrai tutto il mese? No, 3 settimane. È tutto quello che ho potuto strappare ai miei. E se sapessi con che fatica. Mille grazie. Prego, signorina. Hai già fatto una conquista, eh? Tu, mia cara. L'altro è uscito dalla stazione prima di Toledo. Come sta tua zia? È sempre fissata con i suoi malanni? Sempre, purtroppo. Aspettateli con i bagagli. Perché non andiamo subito a casa? No, prima devo salutare qualcuno che va via. Come tocca ancora Francesco. Naturalmente, sempre lui, chi vuoi che sia. Siamo in ritardo? Un po'. Colpa di Paolo, è una lumaca. Se non sono in errore, quella graziosa fanciulla. È un'amica mia. Bravo, allora mi farai il piacere di presentarla. Cosa non farei per te? Carmen? Permetti, Carmen, il tuo fidanzato? Sono dolente, non ho questa fortuna. Io sono Paolo Montes. Il fidanzato è lui. Oh, finalmente! Concita mi ha così spesso parlato di voi che da tanto tempo desideravo conoscervi. Purtroppo sono tutto qua, non c'è altro. È già molto. Scusate. Non ho spiccioli per il giornale. Avete da cambiarmi 25 pesetas? Subito, signor capitano. Permettete, signor capitano? La signorina Concita Alvarez, mia fidanzata. Piacere di conoscervi, signorina, e auguri. Carmen Herrera, arrivata in questo momento da Madrid. Ecco, signor capitano. Grazie, Montes. Piacere di avervi conosciuta, signorina. Ho permesso. Noi ci vediamo in treno, eh? Fantastico. È il più bello ufficiale dell'Accademia. Infatti, è un bell'uomo. No, non è questo che abbiamo voluto dire. Bell'ufficiale in gergo militare significa un ufficiale in gamba. Un uomo deciso, che sa il fatto suo. È qualcuno. All'Accademia noi lo stimiamo più di tutti. A Dio che ci ode e ci vede, giuriamo di imitare il tuo esempio, vendicare la tua morte, salvare la Spagna. La Spagna. Le forze d'Africa si sono sollevate contro il governo. Si tratta di un movimento locale senza importanza.
governo domina completamente la situazione. Altro che fatto locale. Questo è un movimento che può estendersi a tutta la Spagna in poche ore. Esagerato. Te ne vai? Sì, e tu vieni con me. Dove? Dal capitano. Dopo una notizia simile, è nostro dovere mettersi a sua disposizione. Cameriere? La notizia è proprio vera. Verissima. Ad Algeciras sono sbarcati forti contingenti di truppe marocchine. Ti dirò di più. Questa è una notizia segretissima, perciò tienla per te solo. L'Italia appoggia il suo movimento. Sai chi ha trasportato le truppe dall'Africa? I primotori dell'aviazione italiana, mio caro. Questo è un fatto preciso, sintomatico, che può significare molto già anche in un domani vicinissimo. C'è. Signor capitano, ci sono due cadetti che chiedono di voi. Fate entrare. Cosa c'è? Signor capitano, abbiamo sentito la notizia alla radio e siamo venuti per ricevere ordini. Ma io torno a Toledo. Ma voi altri siete in vacanza e fate quello che volete. Allora veniamo con voi, signor capitano. In questo momento il nostro posto è all'Alcazar. Bravi, mi piace. Tornerete con me a Toledo. Inteso? Inteso, signor capitano. Buongiorno, signori. Gli ufficiali superiori a rapporto. Signori, come avrete sentito alla radio, la morte di Calvo Sotelo ha dato il segnale del movimento per la salvezza della patria. L'iniziativa della riconquista del paese è stata presa dal generale Franco. Sono con lui capi e ufficiali e tutti coloro che credono ancora nei destini della Spagna. Noi aspettavamo da tempo questo giorno. Esso è venuto. Ora bisogna agire. Chiedo a tutti voi di dirmi sinceramente la vostra opinione. Seguire Franco. 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 Mi compiaccio di vedere che la vostra opinione coincide con la mia. Da questo momento i destini della Spagna stanno nelle mani di chi è disposto a dare la vita per salvarla. Il movimento insurrezionale è stato ordinato dalle forze del governo e appoggiato dall'opinione pubblica, spegne rapidamente tutti i focolai di ribellione. La calma regna in tutta la Spagna. Trasmettiamo musica da ballo. Ormai io credo che dappertutto sia lo stesso, figlia mia. Pronto? Sei tu? Parli da Toledo. Ma come sei tornato? Si va bene. Ho capito. Sta tranquillo, non usciremo di casa. Aspetto tue notizie. Ciao. Era Francisco. Hai sentito? Era Francisco. Ha detto di non impressionarci, che Toledo è già in mano all'autorità militare e l'ordine sarà ristabilito subito. Io comunque torno a Madrid. Ma non è possibile. Come non è possibile? I treni non partono più. Anche se ne trovassi uno, rischieresti di non arrivare. Ma che cosa si fa allora? Francisco dice di non muoversi di casa e di aspettare. Vedrai che tutto finirà presto. La Guardia Civile si è già concentrata all'Alcazar. Fate scaricare il più rapidamente possibile.
Tutto bene? Sì, signor colonnello. Ho potuto caricare e trasportare qui le munizioni senza alcuna difficoltà. Un milione di cartucce? Sì, signor colonnello. Pronti? Un momento. Madrid, Ministero della Guerra, vogliono voi, signor colonnello. Pronto? È stato richiesto l'invio delle munizioni giacenti alla fabbrica d'armi. Come mai qui non è arrivato ancora niente? Sono partite? No, signore. Non le ho fatte partire perché servono a noi. Voi non vi rendete conto di ciò che dite. Il vostro è un rifiuto d'obbedienza. Con tutto il rispetto che ho per voi, signor generale, devo dirvi che considero un disonore obbedire all'ordine di consegnare le armi a chi le userebbe contro la Spagna. Come volete. Però vi avverto che Toledo è a 70 km da Madrid e che se persistete in questo vostro atteggiamento, le armi e le munizioni che non volete dare ce le verremo a prendere noi. Fate pure. Signori, avete inteso. Si domanda la consegna delle armi ai nemici della Spagna. Io ho rifiutato. Credo di aver interpretato la volontà di tutti i presenti. Siamo tutti con voi, signor colonnello. Da questo momento dobbiamo essere preparati a qualsiasi evento. Madrid invierà truppe e aviazione contro di noi. Resisteremo, signor colonnello. La prima resistenza dovremo porla all'ingresso di Toledo. Nell'ospedale di Tavera, se non erro. Precisamente. L'ospedale Tavera domina la strada di accesso alla città. Vi incarico di organizzarne la difesa. Vi ringrazio, signor colonnello. Vi avverto che non potrò darvi che pochi uomini e poche armi. Mi basteranno. Il comandante militare del presidio di Toledo ordina e comanda. Articolo primo. Viene proclamato lo stato d'assedio in Toledo e provincia. Articolo secondo. Tutti coloro che si oppongono a questo bando verranno giudicati in consiglio di guerra. Prendete tutto quello che potete e venite via con me. Dove? All'Alcazar. Abbiamo proclamato lo stato d'assedio. La città non è più tanto sicura. Oh, Dio mio. Ma non c'è da spaventarsi. È un bel guaio andare all'Alcazar, trasportare tutta la mia roba laggiù, i miei vestiti. Ma che vestiti? È inutile portarli. Si tratta di rimanere lì qualche giorno al massimo. E la zia, come si fa? È ammalata. Portiamo via anche lei. Via, via. Fate come vi dico. Presto. Come ti senti? Bene, bene. Mi fa soltanto un po' paura l'umidità. E qui ce ne deve essere moltissimo. Non datevi pensiero, signora Dolores. Tra due o tre giorni sarete di nuovo a casa. Vi ho portato la rete metallica e il materasso del mio letto. Voglio sperare che dormendo sognerete di me. Potete dirmi perché ci hanno messo in questi orribili sotterranei? Non c'era un altro posto in tutto l'Alcazar? Certo, ma mi rassicuro. Avrei preferito il pericolo. Come si fa a dormire in mezzo a tutta questa gente? Almeno potreste trovarmi un paravento. Paravento? Ah sì, ce ne deve essere uno nell'aula di fisica. Bravo, andate a prenderlo. Oh, ma il terzo viaggio che mi fate fare. Speriamo almeno che sia l'ultimo. Ci sono degli uomini che per me farebbero a piedi il giro del mondo. Però non l'hanno ancora fatto. Spiritoso. Cercatemi anche un altro cuscino più morbido. Quello che mi avete dato è duro come un sasso. Già, lo farò fare apposta per voi, di più vi distruggo. La cucina di consiglierete al maggiore le venga e 35 al capitano Casale. E le armi automatiche? 10 al capo della difesa dell'Alcazar e 3 a quello della difesa esterna. Signor capitano, ho bisogno del vostro aiuto. Cosa c'è, signorina? Mi hanno messo insieme a tutti gli altri. Dove volevate che vi mettesse? In qualsiasi posto, ma sola. Sola? Ah, ma questo non è piccolo albergo. Intanto andiamo a vedere dove siete. È qui.
vi hanno trattato anche troppo bene, signorina. Sono dolente, ma questa rete metallica bisognerà riportarla dove è stata presa. Come? Volete togliermi anche la rete metallica? Reti metalliche sono pochissime e servono ai feriti e all'inferno. Allora io, secondo voi, dovrei dormire per terra su questo pavimento sporco? Come tutti gli altri, signorina. E credo che dovrete anche rassegnarvi a dividere il vostro materasso con un'altra donna. Ah, beh, questo è il colmo. Se avessi saputo una cosa simile, non sarei certo venuta qui. Sarei tornata a Madrid a qualsiasi costo. Credo che non sarebbe stata una cattiva idea, signorina. Fino, vuole vendere una fra trovato. Hai portato tu questa rete metallica? Sì, signor capitano. E allora riportala dove l'hai presa. Sì, signor capitano. Un bel villano. Non è certo uno di quelli che farebbero il giro del mondo a piedi per voi. Circa 4.000. E noi 60. Buona proporzione. Però non passeranno. Nessuno tiri prima che siano vicini. Bene, comandante. Abbiamo poche munizioni. Sparare soltanto a colpo sicuro. Inteso, comandante. Che nessuno tiri. Non sparate, eh? Che nessuno spari. Aliaga! Comandante, cambiare posizione alle mitragliatrici. La prima rimane qui. La seconda alla terza finestra di fondo. Via, alla seconda finestra. Mi sono ingannato. Tentano di accerchiarci sulla sinistra. Intorno all'ospedale sono completamente battute dal tiro nemico. Non si avanza. Bisogna chiedere a Madrid artiglieria di grosso calibro. Chiedetelo voi stessi, signor. Non sarà un'impresa facile. L'ospedale Tavera è in un'eccezionale posizione strategica.
e gli uomini che lo difendono si battono molto bene. Non potranno resistere più di 24 ore. L'ospedale non è una fortezza. Le sue mura non offrono nessuna garanzia di sicurezza. Dovranno cedere. Pronto, signor colonnello. Come vanno le cose, Villanova? La pressione del nemico è fortissima. Tuttavia continuiamo a resistere. Bisogna tenere ad ogni costo. Se cedete, Toledo è perduta. Per ora non passano. E non passeranno, signor colonnello. Bene. Tenetemi al corrente di tutto. Inteso, signor colonnello. Signor maggiore, ci attaccano con i carri blindati. Quanti sono? Se ne vedono tre. Qual è la situazione? Dopo l'attacco aereo tentano di isolarci. Mancano munizioni e viveri. Impossibile rifornirci. Tutte le strade verso Toledo sono battute dal tiro nemico. Però il nostro spirito è eccellente e resistiamo. Non mi aspettavo di meno da voi. Continuate la resistenza. Salutatemi tutti e che la fortuna vi assista. La situazione è grave. Non credo potranno resistere ancora a lungo. Pronto? Un momento. Signor colonnello, Madrid al telefono. Il capo di Stato Maggiore. Pronto? Un momento, signor generale. Buonasera, colonnello. Ti prego di ascoltare con calma quanto ho da dirti. Ti prevengo che non è il capo di Stato Maggiore che ti parla, ma è l'amico. Io posso anche capire il tuo gesto, ma a che può condurre? Ad un inutile e inevitabile sacrificio di vite. Voi non potete resistere, dovete arrendervi. No, non ci arrenderemo. La Spagna per noi è il generale Franco. Il generale Franco non potrà mai giungere sino a voi. Ti consiglio di arrenderti. Ti do la mia parola che non ti succederà niente. Non comprendo come tu, che hai appreso con me in questa accademia che cosa sia l'onore militare, possa parlarmi in questo modo. Non ci arrenderemo. Non saremo noi che daremo alle mura dell'Alcazar il primo spettacolo di viltà. Non si arrende. È un pazzo. Chissà se è un pazzo. Voi credete sempre che non esiteranno a distruggere l'Alcazar, signor colonnello? Non è certo il rispetto per un monumento d'arte che li farà esitare. Tireranno senza pietà. Bisognerà perciò rinforzare le difese come sarà possibile e prepararci all'assedio. Come stiamo a vivere? Male, signor colonnello. Quanto c'è nel deposito dell'Accademia è appena sufficiente per gli infermi e i bambini. E noi qui, tra uomini che ha le armi e le famiglie, siamo quasi 2000. Sì, effettivamente siamo molti. 125 ufficiali, 1000 uomini fra guardie civili, sezione truppa, accademia e scuola ginnastica. E 200 fra falangisti e civili. Una piccola città, signor colonnello. Francisco! Ne hai ancora per molto tempo? No, pochi minuti, aspettami lì. Non t'ho mai visto così felice. In un momento come questo. Sì, lo so.
Qui non si sa più dove si andrà a finire. Eppure, Dio mi perdoni, mi sento tanto felice. Capirai, vivo dove vive lui. Se tu sapessi che cos'è per me poterlo vedere, parlargli ogni giorno. Vedrai quando ti innamorerai anche tu. Mi sono innamorata tante volte. Ma non sul serio. Sul serio è un'altra cosa. La vita cambia, ha uno scopo. Ti senti più serena, più fiduciosa. Tutte frottole. Cara mia, l'amore per noi donne è un uomo che ci piace. Punto e basta. Almeno fino a ieri questo era per me. Ah, perché? Oggi è diverso? No. Tuttavia... Tuttavia? Scusa un momento. Buongiorno, capitano. Oh, buongiorno, signorina. Posso dirvi una parola? Prego, signorina. So che avete preso parte alla difesa dell'ospedale Tavera. Deve essere stato terribile. Eh sì, terribile perché ci hanno fatto sloggiare. Chissà che brutta opinione voi dovete avere di me. Io perché? Per l'altro giorno. Sì, per le mie esigenze di comodità fuori di porto. Ah, vedete, non me ne ricordavo nemmeno più. Vi ringrazio. Io tengo molto al vostro giudizio. Siete un uomo così diverso da tutte le persone conosciute fino ad ora. Beh, sono un soldato. Anzi, diciamo pure un soldataccio, qualche volta anche un po' maleducato. Volete farmi un piacere? Potreste parlare al capo della sanità perché mi prenda come infermiere. Come voi infermiere? Ho il diploma di Croce Rossina. Nessun merito. Mi piaceva un medico per stargli vicino. Oso sperare che ora sarà diverso, no? Ora voglio soltanto rendermi utile. Farò l'infermiera per davvero. Ah, la permanenza qua dentro comincia a farvi ragionare. Lo credo anch'io. La nostra artiglieria è perfetto. Lo riferirò a Madrid. Ditemi, generale, a che ora credete che possiamo lanciare le milizie all'assalto e farla finita con questi ribelli? Per ora lasciamo agire l'artiglieria, onorevole. Signor generale, hanno telefonato che tutto è pronto. Onorevole, vi aspettano a Toledo per la colazione, in vostro onore. Benissimo! Tanto i cannoni continuano lo stesso da solo. Già, già, è vero. Permesso. Questi vescovi avevano dei magnifici servizi, eh? Ho scelto come sede del comando questo arcivescovado perché ho trovato tutto in ordine. Ho fatto anche lasciare le immagini sacre. In fondo sono decorative. È vero. Compagni ufficiali, avete assolto un compito magnifico. Toledo, culla della civiltà spagnola, è stata redetta. Il trionfo sta per completarsi con la imminente conquista dell'Alcazar. In questo momento, la possente voce del cannone che ha accompagnato il nostro convito ci assicura che anche questo ultimo relitto di invenzione sarà spezzato. Intendo alludere a quei pochi sconsigliati e dominati dalla follia di un traditore si sono chiusi entro le mura d'Alcazar. Spero che il nostro rispetto per un monumento d'arte potesse salvarlo. Dobbiamo, è vero, rispettare le opere d'arte. E il nostro generale ce ne dà un esempio. In questo palazzo è una vita umana. Nessuna opera d'arte ha valore. Casal non conta. Se per colpa di Uzi questo monumento deve sparire, i nostri compagni ne costruiranno un altro molto più grandioso. Quello della civiltà, alla quale civiltà faccio il bicchiere. Bravo. Bene. Bravo. È incredibile, 5 ore di bombardamento e l'Alcazar è ancora intatto. Ai tempi di Carlo V i muri avevano uno spessore un po' diverso da quello di oggi. Dalle vostre parole io devo concludere che l'artiglieria è impotente. No, ma ci vuole il tempo materiale. E forse bisognerà aumentare i pezzi e i calibri. Voi parlate come se avessimo del tempo da perdere.
Ma non vi rendete conto che il proletariato ha bisogno di una vittoria immediata? Abbiamo annunciato al mondo, capite, al mondo, che la presa dell'Alcazar era una questione di ore. Se i cannoni non servono, serviranno gli uomini. Speriamo l'assalto. Che aspettate? E dove passano gli uomini? Onorevole, se l'artiglieria non apre le brecce, non si possono fare gli assalti. E allora cosa dico a Madrid? E alla stampa? Che vuoi? La notizia è sicura? Sì, signor generale. E dove è stata presa? A Toledo. Avete avvertito il capo delle milizie? No, signor generale. Fatelo immediatamente. Sì, signor generale. Onorevole, potete comunicare a Madrid e alla stampa che stasera l'Alcazar sarà nostro. Come, come? L'Alcazar è nostro? Senza un colpo di cannone, senza perdere un solo uomo, lasciando intatto il monumento. Tre morti. Ne sei feriti. Dottore. Che c'è? Vengo subito. Va tu. Poi il tenente Clauso, tre guardie, Fernandez, Rodriguez, Icatia. Va bene. Un soldato, Vincenzo Moreno, Antonio Suarez. Gravi? Nessuno. Grazie, dottore. Buongiorno. Buongiorno. Capitano. Ah, voi, signorina. Sono qui da ieri mattina, grazie al vostro intervento. Se lo avessi saputo prima avrei chiesto di voi al medico. Per informarvi se ho fatto il mio dovere. Oh, di questo sono certo. Ma ora andate a riposarvi, avete l'aria stanca. Non sono stanca. E poi qui c'è sempre tanto da fare. Purtroppo. Credete che durerà ancora molto? Oh, tenteranno di tutto per farci arrendere. Ma noi non ci arrenderemo. Che energia. Scommetto che non avete più paura dei bombardamenti. Molto meno. Tra poco sarò come voi. In fatto di coraggio il mio modello siete voi. Più vi guardo e più mi domando se siete la stessa persona di due giorni fa. Io non me lo domando nemmeno. Quell'altra donna l'ho dimenticata e vorrei che voi faceste altrettanto. Il nemico ci ha tagliato la luce e l'acqua. Due colpi gravi. Per l'acqua, bene o male, si ricorrerà ai pozzi dei sotterranei. Ma senza corrente non può più funzionare la radio. Dovremmo lottare senza sapere ciò che succede fuori di qui. Andremo avanti lo stesso, signor colonnello. Lo so, vi ringrazio. L'Alcazar resiste, resistono i suoi muri, i suoi difensori, perfino le donne. Passato il primo momento di panico, ora sono calme. Io credo che se Dio ci aiuta, niente ci potrà piegare. Pronto? Poi non lo vuoi, signor colonnello. Pronto? Parla il comandante delle milizie repubblicane che occupano Toledo. Esigo la resa immediata dell'Alcazar. Vi do 10 minuti di tempo per decidere. Passati 10 minuti, faccio fucilare vostro figlio che è nelle mie mani. Vi credo capace di questo. E perché ne siate sicuro, vi farò parlare con lui. Papà. Cosa succede, figlio mio? Nulla. Dicono che se non ti arrendi, mi fucileranno. Ma non ti preoccupare per me. Se davvero ti fucileranno, raccomanda la tua anima a Dio e muori come un patriota, gridando viva Cristo, viva la Spagna. Così farò, papà. Ti bacio tanto. Figlio mio. Ti bacio tanto, papà. Vi ho dato 10 minuti di tempo. Ne sono passati 5. Cosa decidete? Che vi regalo gli altri 5.
signorina. Quale? Quella là. Signorina. Pedro. Carmen, per tutto mi sarei immaginato qualche trovarti qui. È mia infermiera. Ho imparato a non stupirmi più di niente. Ma che cos'hai? Vedi, mi hanno ferito il braccio. Vuoi lasciarmi? Strano, no, non ci siamo mai incontrati. L'Alcazar è grande. Fin dai primi giorni io mi sono chiusa qui. Stringo troppo? No, ma è una scheggia che è entrata nel muscolo, allora mi fa un po' male. Come ti hanno ferito? Era colpa di un tango. Di un tango? Già, un tango che un miliziano cantava la stamattina stonando maledettamente. Io allora ho voluto insegnargli il tono giusto e lui per ricompensa, bang! Ora quasi quasi vado a ringraziarlo, perché senza di lui non t'avrei riveduta. Sei sempre lo stesso. Ah, Carmen, sapessi come sono felice di averti ritrovato. Anch'io. Ti ricordi l'ultima volta che abbiamo parlato insieme a Ritz, a Madrid? Avevi un abito di tulle rosa che ti stava un incanto. C'era anche il tuo dottore. Dio com'era geloso quell'uomo. Non ti mollava un istante. Non è troppo stretto? No, va bene. Però gliel'abbiamo fatta lo stesso. Fu la sera del nostro primo bacio. Pedro, ti prego. Perché cosa c'è di male? Sono dei ricordi, dei bei ricordi. Ah, capitano, non è così grave quanto sembra. Ah, meno male. Ho sentito che anche voi siete feriti. No, una sciocchezza. Venite qua che vi medico. No, grazie, non è niente. Distribuisci questi. È uscito l'Alcazar, l'ultima edizione! 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 Ultima edizione! È uscito l'Alcazar! È uscito l'Alcazar, l'ultima edizione! Ultima edizione! Aspettate un momento. Oh, brava, hai fatto presto. Ho fame. Capiti male, oggi mulo. Bene, è un animale nobile anche quello. Eh no, signora, una differenza c'è fra i due. Nello stomaco il cavallo nitrisce, ma il mulo tira calci. Beato te che hai tanta voglia di scherzare. Mamma, non panne, panne. Ecco, ecco. Hanno sempre fame. E oggi avete visto, ci hanno diminuito ancora la razione. Per la carne non mi importa, ma per il pane. Sono due giorni che io e suo padre non lo mangiamo per darlo a loro. Ma se ancora ce lo diminuiscono, cosa gli daremo? E io? Che do a questa creatura? Da ieri non ho più latte. Tutto quello che c'era nei magazzini è finito. In questi ultimi giorni ho ridotto all'estremo il consumo della farina. Ma quando non ce n'è più, non ce n'è più. È rimasto quel poco che avete visto. Del caffè e qualche sacco di patate riservate agli ammalati. Ci sono ancora dei cavalli e dei muli? Diminuiscono purtroppo anche quelli. E per quanto da oggi abbia provveduto a razionarne il consumo, senza il concorso di altri viveri, basteranno per poco tempo ancora. Conclusione. I fatti sono questi, signor colonnello. Se Dio non ci aiuta, resto a fame. Devo parlare al signor colonnello. È molto occupato in questo momento. Passate più tardi. Devo assolutamente parlargli subito. Vi assicuro che se il signor colonnello sapesse quello che io vengo a portargli, mi verrebbe incontro lui. E che cosa gli venite a portare? Del pane. Del pane? Sì, del pane. Sì, signor colonnello, il grano si trova nei magazzini della Banca dell'Agricoltura. È il grano che i contadini davano alla banca in garanzia dei prestiti che domandavano. Uno di questi magazzini è poco lontano dall'Alcazar, sulla scarpata verso il Tar. Vi rendete conto della gravità di ciò che dite? Se quello che affermate non fosse vero? Esatto, signor colonnello. Ho assistito allo scarico del grano dinanzi ai magazzini. Può darsi che ora non ci sia più, ma non credo. Bene. Questa notte una sezione andrà a vedere come stanno le cose. E voi la guiderete. Sì, signor colonnello. Se è vero, è Dio che ci aiuta. Niente, sempre soltanto Madrid. Eppure si dovrebbe sentire l'estero, le batterie sono cariche. A meno che non ci sia qualche falso contatto. Tutto a posto. Per essere più sicuri, cambiamola, ce ne sono ancora negli autocarri. Ascolta, ascolta. Carmen.
Ogni è poco. Continua ad ascoltare. Il colonnello. Vieni subito, signor Maggiore. Che cosa succede? Una notizia molto grave. Se è della Radio Madrid non c'è da impressionarsi. Tanto si sa che è falsa. Falsissima anche questa. Ma grave. I ribelli della Casar di Toledo si sono arresi alle forze del governo. Gli ufficiali, le guardie civili e i cadetti sono usciti disarmati dalla fortezza. La calma più completa regna a Toledo. Qua dentro siamo tagliati fuori da tutto il resto della Spagna. Se i nostri che non sanno niente di noi credono a questa storia, oltre al disonore di una resa che noi vivi non avverrà mai, c'è il pericolo che cambino direzione e non vengano più a Toledo. Bisogna far sapere che non è vero. Io domanderò al colonnello che mi lasci uscire dall'Alcazar. Radio Madrid ha trasmessa la notizia che l'Alcazar si è arreso. Come? Ecco il testo della notizia. Non c'è che dire. In fatto di menzogne, niente li arresta. Signor colonnello, noi vi chiediamo l'autorizzazione di uscire questa notte stessa dall'Alcazar per far conoscere al generale Franco che l'Alcazar non si è arreso e che resisterà fino al suo arrivo. Anche noi, signor colonnello. Grazie, ma per questa impresa è necessario un uomo solo. Il rischio sarà minore e la probabilità di successo maggiore. Occorre un uomo di forte resistenza fisica, sangue freddo e che conosca bene il terreno che dovrà attraversare. E allora penso di essere io il più adatto, signor colonnello. Sì, lo credo anch'io. Grazie, signor colonnello. Avete un piano? Il più semplice. Prenderò le carte d'uniforme di uno dei prigionieri rossi. Va bene. Puoi uscire, tutto è campo. Le sentinelle. Avvisate. Capirai con la faccia che ti sei combinata. Ammetteretevi come miliziano, sono una meraviglia, eh? Fare carriera. Fatemi un favore, comandante. Questo anello, se non dovessi ritornare... Ma che dite? Tornerò certamente. Ma non si sa mai. Se non ci dovessimo rivedere più, quando uscirete di qui... Se usciremo. Uscirete più presto di quanto pensate. Sta sicuro. Datelo a mia moglie. E fate dire una preghiera per me. Grazie. Arrivederci. Bocca al lupo, In bocca al lupo. Qualcuno che non ha voglia di dormire. Come te. Già, forse è un ottambulo anche a lui. Io non sono mai andato a letto prima dell'altro. E qualche volta anche col sole, uscivi di casa per andare a lavorare. Ti è mai capitato di innamorarti di una donna dopo? Dopo? Sì, dopo di aver finito con lei. No, ma non deve essere molto piacevole. Ti accorgi tardi di non aver visto né capito niente. Di aver guastato tutto stupidamente. Di aver perso qualcuno che forse... Che forse? Ma di chi parli? Di nessuno. Non riesco a dormire. Pensi a lui. Cerco di spiegarmi sulla mia vita. Prima di tanto in tanto ci incontravamo, ci parlavamo. Fili è molto occupato. Come sempre stato. Eppure ogni tanto trovavo 5 minuti per passare in infermeria. Non voglio toglierti delle illusioni. Ma se capitavi in infermeria, era per servizio. Ti ha detto mai nulla perché tu possa pensare diversamente? No, non mi ha mai detto nulla. Però, non so come dirti, lo sentivo avvicinarsi a me. Sono cose che non si possono spiegare. Ho capito benissimo. Sei innamorata e senza rimedio. E io che ti credevo una ragazza un po' leggera, incapace di voler bene a qualcuno. Più leggera di tanto. Ma qua dentro, speriamo che questa notte non accada niente. E che domani? Che cosa dovrebbe accadergli? Come, non lo sai? Francesco non ti ha detto niente? No. Che è successo? Stanotte vi la comanda una zuppidda.
I cadetti vanno con lui, anche Francesco. L'ho saputo in infermeria. Oddio mio, ma cosa vanno a fare? Credo cerchino di prendere dei viveri alla casa vicina. Vergine Santissima, proteggili tu. Facciamo presto. Hai legato la corda. Giù. È grano, è grano. Ragazzi, allegri, allegri, che domani mangeremo. Su, andate a prendere i sacchi. Salute, compagni. Andate a Talavera della Reina? No, a Torrico. Fa lo stesso. Posso salire? Salve. Che vai a fare a Talavera? A trovare la mia fidanzata. Hai la licenza? Sì, 10 giorni. Beato te. Noi per colpa dell'Alcazar chissà quando l'avremo. Facciamo il servizio dei proiettili per l'artiglieria. 2 viaggi al giorno. E forse ne faremo anche 3 perché hanno aumentato i pezzi. Da oggi li bombarderemo anche di notte. Di notte? E come? Con i riflettori. Ho visto stamattina che li montavano nelle case intorno all'Alcazar. Così il tiro non cesserà più. Hanno finito anche di dormire adesso. Bravo, vi brauchen bloß noch mehr Artillerie. Oh, Artillerie? Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich kurz einen Prozess machen. Ein bisschen Giftgas und der Alcazar ist erledigt mit Mann und Maus. Wer weiß, ob sie es nicht eines Tages machen. Wird auch höchste Zeit für dich. Unsere wollen sogar die Wasserleitung zum Alcazar wiederherstellen. Dann können die endlich mal wieder ihren Durst löschen. Ja, aber mit vergiftetem Wasser. Wer trinkt, krepiert. Dann kann ja Franco ja kommen und sie befreien. Ehi, Giovanni, da bere. C'è un compagno miliziano che va in licenza. Fatti onore. Come va, capitano? Dici a me? Sì, a te. Come va? Hai voglia di scherzare, compagno? Io non sono capitano. Come? Non ti ricordi di me? È la prima volta che ti vedo. Un momento. Se tu non ti ricordi di me, io invece mi ricordo benissimo di te. Tu sei il capitano Vincenzo Alba. Io sono capitano come tutto il generale. Andiamo a finire. Mi chiamo José Fernández. Sai che documenti? Ma che documenti? Tu sei il capitano Alba. Ti conosco bene, sai. E anche tu mi conosci bene. Ho fatto il soldato nella compagnia che tu comandavi, al 7° reggimento di fanteria, a Madrid. Tu non sai quello che dici, sei ubriaco. Dico la verità. Compagni, questo non è un miliziano, è una spia. Hai qualche desiderio, non fare complimenti. Tra vecchi compagni d'armi. Va. Buon viaggio. Pronti?
parole li turbano. Avevamo la notte, che ci era favorevole per cercare di prendere finalmente qualche notizia. Ora anche questa possibilità è finita. Eppure un giorno o l'altro bisogna davvero riuscirci. Vorrei che tutto fosse già finito. Niente paura, state tranquillo. Vedrete, tutto andrà bene. Speriamo. Speriamo. Raffaele! Raffaele, è maschio! Maschio! Sì, maschio! Maria, ecco, guarda quanto è bello. Gli metteremo il nome Salvatore, è di buon augurio, sai. Sono in comunicazione con l'estero. L'Italia. Radio Milano finalmente. Scrivi, scrivi. L'avanzata delle forze nazionali in Spagna procede vittoriosamente. L'esercito del sud, presa Badacos, marcia il comando del tenente colonnello Yagüe in direzione di Toledo. Thank you.
non siamo ancora pronti. Il lavoro è lungo. Credo poco. È ormai quasi un mese che si è incominciato. Oh, nessun dubbio. Potete assicurare al compagno ministro che il risultato è garantito. Va bene. Affretteremo. Arrivederci. A Madrid diventano ogni giorno più impacienti. Sembra che dalla presa dell'Alcazar dipendano le sorti della guerra. È naturale, avanzano continuamente. Se non riusciremo a fermarle, fra una decina di giorni saranno qui. Vi verranno quando tutto sarà finito. Pensare che là dentro mi dispiace per le donne e i bambini. Sì, veramente c'è un rumore. Un rumore? Cosa c'è? Un rumore. Già, è un rumore strano. Cosa può essere? Sembra come se le pietre tremassero. È un rumore continuo, come di una macchina. Cosa sarà? È una mina. Sono due mine collocate in due punti diversi. Non c'è dubbio, signor colonnello. Il rumore proviene dalle perforatrici. Miserabili. Ricorrono al dinamite perché non riescono ad averti con le armi. E mandano a morte donne e bambini. Non sono soldati, sono assassini. Vegliacchi. Carroce. Calma, signori. Calma. Dove si sente il rumore? Sotto il torrione sud-ovest. Io credo che le gallerie delle mine vengano da una delle case vicine. Non si può dire con precisione, però secondo me la loro direzione dovrebbe essere questa. Questo è il recinto dell'Alcazar. Qui vi è il torrione sud-ovest. Le mine dovrebbero partire da questo punto e seguendo questi percorsi arrivare in questi due punti. Il pericolo è imminente? Immediato no. Il rumore è ancora abbastanza lontano. Le gallerie non devono essere finite. Credo occorrano 4-5 giorni per terminarle e chiudere le camere di scoppio. A pensare che i nostri saranno forse 10 giorni da qui. Bisogna guadagnare tempo. È possibile localizzare le entrate delle gallerie? Credo di sì, signor colonnello. Non devono essere lontani più di 100 metri dall'Alcazar. Quando si potrà sapere quali sono i punti d'ingresso delle due mine? Forse anche stanotte, signor colonnello. Bene. Tu, quale capo dei borghesi? Fa sgombrare subito l'abitazione vicina alle mine. Le donne e i bambini passeranno nei sotterranei nord-est. Si preparino immediatamente due plotoni di volontari per occupare e distruggere l'ingresso delle gallerie. Era stanchissima. Poveretta, tanta emozione alla sua età. Chi gliel'avesse detto? Hai già avuto l'acqua? Sì. Dammene un po'. È sete.
Voglio lavarmi la faccia. Ne avrei meno per bere, poi. Pazienza. Preferisco soffrire la sete, ma non sentirmi sporca. Gli hai parlato? No. Cosa aspetti? Niente. Non gli parlerò. Non so come cominciare. Ho paura di quello che mi potrebbe dire. È così chiuso. Mi intimidisce. Tu, soggezione di un uomo. Ti sembra strano, vero? Io credevo di tutto. Ma era facile quando nulla poteva farmi piangere. E allora? Se vivremo ci sarà sempre tempo. Se invece dovremo morire. Non hai più fede. Io invece sì. Dio non può permettere la morte di tanta gente innocente. Noi ci salveremo. Francesco pure dice che ci salveremo. Ma sai, abbiamo deciso di sposarci appena usciremo di qui. E poi quando Francesca avrà il suo brevetto di alfiere, andremo a Madrid. Pensa, a Madrid. Madrid. Chissà che cosa sarà avvenuto dei miei rimasti là. Sta tranquilla, si saranno certamente messi al sicuro. Speriamo. Che ora è? Devono essere le 10. Oh, è tardi, devo andarmene. Ciao. Buongiorno, Carmen. Buongiorno, Pedro. Volevo parlarti. Vado all'infermeria, sono in ritardo. No, 5 minuti, ti prego, non dirmi di no. Mi vuoi sposare? Ti senti male? No, sto benissimo. Mi vuoi sposare? Proprio la vigilia di saltare in aria. Ha ragione di più. Se mi presenta il Signore, con te sarà più indulgente verso i miei peccati. Rispondimi. Vuoi sposarmi, sì o no? Sposarci noi. Perché no? Che c'è di male? Si sposa tanta gente. E poi adesso che la Spagna ha bisogno di spagnoli, il matrimonio è un atto di patriottismo. Ma perché non puoi mai essere un momento serio? Perché cadrai nel patetico. E poi non mi crederesti. Se ti dicessi che il clima che si vive qui mi ha mutato. Che se riesco a portare la mia pelle fuori da queste gloriose mura, non farò più la vita d'un tempo. Mi crederesti tu? No. Sì, ti crederei. Anzi, ti credo. E allora sposami. No, Pedro, sarebbe una sciocchezza. L'abbiamo evitata un anno fa quando io volevo e tu no. Evitiamola anche adesso. Come si chiama? Chi? Andiamo via. Ti conosco troppo bene. Se parli così vuol dire che sei innamorata cotta di un altro. È il capitano Vela, vero? Sì, è lui. Ti piace molto? Ti voglio molto bene. L'ho conosciuto qui. Ho imparato a volergli bene qui. E forse se Dio ci salverà la vita, me ne andrò di qui senza che fra noi due ci sia stata una sola parola d'amore. Lo dici con una grande amarezza. Con rimpianto, Pedro. Anche se si dovesse vivere un giorno solo, si vorrebbe che fosse un giorno felice. Non manca nessuno? No, signor Capitano. Quanti siamo? 40. Hanno tutte le bombe a mano? Sì, signor Capitano. Bene. Non ti muovere, altrimenti mi vedono e mi fanno tornare indietro per il braccio. Attenti! Riposo. Riposo! Dal risultato della vostra azione dipende il successo della nostra causa. Le truppe del generale Franco già si trovano nella provincia di Toledo. Voi dovete raggiungere e distruggere l'ingresso delle mine per ritardarne l'esplosione e dare così loro il tempo di venire a liberarci. Vi auguro buona fortuna. Possiamo andare, signor colonnello? Sì. Avanti, via. Andiamo, ragazzi.
mio ventre. Ora ti farò portare indietro. Un momento, capitano. Devo parlarti. Resta che vuoi. Rialzatemi, respiro male. Grazie. Carmen, sapete? Chi? Carmen Herrera. Sì. Salutatela per me. Vi vuol bene. Se non ve lo dico io, lei non ve lo dirà mai. Tenetela con voi. È un buon consiglio che vi do. L'unico forse che avrò dato in vita mia. Capitano! Frattura del parietale sinistro, grave. Prima sortita per la mina. Ferita intercostale con foro d'entrata ed uscita e lesione del polmone destro, grave. Terza sortita per la mina. È stato un sacrificio inutile. La mina ci minaccia sempre. Ma bisognava tentare. Sì. Ora sappiamo che non c'è più nulla da fare. Attenzione al Qatar, attenzione al Qatar. Volete ricevere un nostro parlamentare? Signor colonnello, un nemico vuol mandare un parlamentare. Ripetiamo, al Qatar. Ripeto. Volete ricevere un nostro parlamentare per trattare col comandante dell'Al Qatar? Rispondete che può venire. Megafono. A che ora? Domattina. Dalle 9 alle 10, secondo il regolamento di campagna. Io sì. Il colonnello è disposto a ricevere il vostro parlamentare domattina dalle 9 alle 10. Durante questo periodo, dalle due parti non deve essere sparato un colpo. Rispondete. D'accordo. Il nostro parlamentare presenterà nella piazza dei Campi dalle 9 alle 10. In questo periodo di tempo non sarà sparato un colpo. Toglieteli la benda. Comandante, signor colonnello. Accomodatevi. Permettete, desidererei che i due ufficiali che mi hanno accompagnato fossero presenti alla conversazione. Concesso. Qual è la vostra missione? Sono incaricato dal Comitato di Difesa di Toledo di trattare le condizioni della resa scritte su questo foglio. Sigaretta? È molto che non fumate. Un po'. Prendete, noi ne abbiamo in abbondanza. Perché non vi arrendete? Resistere ormai è un suicidio. Non sono della vostra opinione. E poi non spetta a noi discutere di queste cose. In questo momento il nostro colonnello sta parlando con un vostro superiore. Sono questioni che riguardano loro. Finalmente questa finestra è ridiventata una finestra. Ci si può affacciare liberamente, guardare il cielo, la campagna, respirare con sicurezza un po' d'aria pulita.
È tanto bello che quasi non sembra vero. E nemmeno questo silenzio sembra vero. Fa impressione. Pensare che forse fra un'ora sarà finito e si ricomincerà a sparare. Se esco di qui, appena sposata con Concita, mi voglio prendere una casetta laggiù. Sul Tago, vedi? Ma non avevi detto che andavi a Madrid? Oh, a Madrid ci andrò appena sarò ufficiale. Aspettando la nomina rimarrò qui. Mi prenderò una casetta di 3 stanze. Finché non avremo bambini, per me e per Concita sarà più che sufficiente. Francesco! Accidenti! Neanche la tregua rispettano. Rifiuto. Ecco la risposta. È la vostra ultima parola? Sì, signor Maggiore. Badate che dopo questa risposta saranno impiegati tutti i mezzi. Lo so. La mina. Dite a chi vi manda che preferiamo fare dell'Alcazar un cimitero che un letamaio. E le donne e i bambini? Quale sarebbe la loro sorte se li lasciassi uscire di qui? Sarebbero liberati immediatamente. Potete darmi la vostra parola, signor Maggiore, che non si eserciterebbe alcuna rappresaglia su di loro? Che non sarebbero utilizzati, comprendetemi, senza farmi entrare in dettagli dolorosi, come nuovi elementi persuasivi per convincerci alla resa? Allora, la mia missione ufficiale è terminata. È terminata. Permettete, colonnello, che vi stringa la mano. Di una cosa sola vi prego. Se avete un sacerdote condannato a morte, mandatecelo. Ne abbiamo bisogno. Vi prometto che farò quanto è in mio potere perché il vostro desiderio sia esaudito. Preferirei che la mina la facessero scoppiare di notte. Così non me ne accorgo. E tu? Sempre la mina, ma è una fissazione. Perché? Tu non ci pensi? Sì, ma non ne parlo. Mamma, è vero che quando torniamo a casa mi compro un cannone? Sì, figlio mio. E anche una scatola di soldatini? Sì. E a me a bambola, mamma? Sì. Mamma, quando torniamo a casa? Presto. Avevamo tanto desiderato questo figlio. E ora? E ora che? Avverrà un miracolo, ne sono sicuro. Perché, Doris? Se non ci credi neanche tu. Si è svegliato. Come ti senti? Non può parlare. Dimmi la verità. Che ti ha detto il dottore? No. Non voglio saperlo. So. È grave. Però c'è speranza, vero? Ma certo. Sta tranquilla. Di ore. La fidanzata non sa nulla. Non vuol saper nulla. Lo guarda come se lo scongiurasse di non morire. Poveretto.
Francesco era tutta la sua vita. Certo. Quando tutta la vita si è concentrata in una persona sola, perderla. Bisogna sapere che cos'è per poter capire. Parlate come se anche voi doveste perdere un essere caro. Infatti, ho paura di perdere voi. Me? Perché mi dite questo? Perché vi voglio bene. Rina, vi scongiuro. Voi non potete sapere che cosa significano per me queste vostre parole. Sono vere, Carlo, sì, vi voglio bene. E vorrei che la vita ci fosse lasciata per dedicarla all'interno. Sapete quanto? Quanto ho atteso che voi mi parlaste così. Ora mi rendo conto che ogni ferito che ho curato, ogni dolore al quale mi sono avvicinata, tutto quello che ho potuto fare qua dentro, l'ho fatto per meritarmi questo momento. No, Carmi, non sarà un momento. Abbiamo la morte sotto di noi, ma tutto è ancora possibile, anche un miracolo. Che Dio vi ascolti. Dio mi ascolterà. Attenzione, Alcazar. Attenzione, Alcazar. Il sacerdote che avete domandato viene perso di voi. Grazie, reverendo, di aver accettato di portarci in questo momento il conforto di Dio. Compirò il mio ministero con tutta la fede cristiana, anche sotto questi abiti laici. I paramenti sacerdotali li troverete qui. Sono venuto fra voi per portarvi la parola di Dio, a voi necessaria in questi istanti supremi di preparazione dell'anima per comparire dinanzi a Lui. Egli vi apre le braccia e nella sua divina bontà vi assolve di ogni vostra colpa come voi avete perdonato ogni colpa altrui. In questo momento conclusivo ed eroico della vostra vita, distogliete il pensiero dalle cose terrene ed elevate lo spirito alla sola verità eterna, quella di Dio. Il poco tempo accordatomi mi impedisce di ascoltare le vostre singole confessioni. Vi invito quindi a pronunziare un atto di contrizione che prepari le vostre anime all'assoluzione. Recitate: Signor mio Gesù Cristo, date le circostanze straordinarie nelle quali voi vi trovate, io vi assolverò collettivamente.
per il pentimento dei vostri peccati. Ego vos absolvo, a peccati vestis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Colonnello, quali sono i feriti più gravi? Gli ultimi sei letti a destra. Chiede di essere sposato in extremis con chi? Con me. Come ti chiami? Concita. E lui? Francesco. Concita, volete sposare Francesco? Sì. Francesco, volete sposare Concita? Ego vos, in matrimonio congiungo, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Domattina avranno luogo le operazioni per la presa dell'Alcazar. Alle 6:15 esatte avverrà l'esplosione della mina. Toledo dovrà essere immediatamente evacuato. Alle 6:25, dai punti stabiliti, le truppe muoveranno l'assalto della fortezza. Viva la Repubblica! Viva! Attenzione Alcazar, se non vi arrendete, domattina vi faremo saltare. Rispondete! Rispondete!
vede benissimo. Eccolo là, l'Alcazar. Era ora di finirla con questi poveri illusi. Tutta apertura, un sessantesimo e non se ne parli più. Metti anche tu del cotone nelle orecchie. Capirai che cedere sta sordi per il rumore e lo scoppio di 600 tonnellate di dinamite. No, 600, 6 tonnellate di dinamite. C'è ancora molto da aspettare. No. Un minuto. Oh, ci siamo allora. Adesso. Vai. Thank you.
alle rovine fumanti difensori superstiti continuano a battersi. Sembra che tutte le donne e i bambini siano rimasti sepolti sotto le macerie. La resistenza dell'Alcazar ha del miracoloso, la fortezza non cede. Dopo 5 giorni di violenti assalti, la situazione è pressoché invariata. Arriveranno in tempo a liberare i difensori dell'Alcazar? Siamo. Anche questa se n'è andata. Ad una se ne vanno tutte. Tornano i carri. Si accaniscono troppo. Devono sentirsi i nostri alle spalle. 68 giorni d'assedio. I nostri vicini e tutto è inutile. Ma per Dio non ci prenderanno vivi. A vedere se le bende sono pronte, ce n'è bisogno. Subito. Quando si finirà? Solo Dio oramai potrà salvarci. Neanche Dio. Non bestemmiare. Dio ci salverà. Tutto è stato miracolo, un continuo miracolo qua dentro. Basterebbe la mia. Quanta fede hai ancora tu, eppure hai perduto Francesco. No, io non l'ho perduto. Riposa in me. Nessuno mai me lo potrà strappare. È da lui che mi viene questa fede. Lui e tutti gli altri sono morti. Non possono essere morti in vano. Signor colonnello, le batterie nemiche cambiano di direzione. Ne siete sicuri? Sì, signor colonnello, ho visto io stesso. I russi sparano in altra direzione! Arrivano i nostri! Arrivano i nostri! Signor generale, niente di nuovo all'Alcazar.